Guardi, le novità devono essere verificate poi dalle richieste del mercato. Personalmente ho avuto la fortuna di gestire come assessore all'edilizia anche le politiche abitative, in particolar modo la casa. E il nostro concetto, il mio concetto è molto semplice. Noi dovremmo dire ai giovani soprattutto, ma non solo ai giovani, anche ai meno giovani, che la casa è un valore che si lega al lavoro, al risparmio, per farsi una casa che dà l'idea di una famiglia, e come tale dovremmo spingere un po' di più, ecco, questa è forse la critica a questa legge, sull'edilizia agevolata. Cioè il concetto è, cari giovani, fatevi una casa anche se avete un lavoro precario, che noi vi aiutiamo a costruirla. Dovrebbe essere sempre di più diminuito il sostegno all'edilizia sovvenzionata, quella delle ATER, anche perché il ritorno di queste strutture non consentirà di rimborsare gli investimenti, mancando norme nazionali, che oggi la Regione fa nei confronti dell'edilizia sovvenzionata. E poi c'era anche un'edilizia convenzionata con alcuni comuni che è andata quasi scomparendo, permetteva di dar vita a delle cooperative, gente che si associava in cooperative e poi si costruiva su zone che il comune metteva a disposizione la propria casa. E quindi io ribadisco, sono curioso di vedere e anche interessato a vedere quale aspettativa troverà nei confronti della gente, tenendo presente che nell'anno boom in cui ho gestito l'edilizia la Regione riuscì a perfezionare attraverso il medio credito con le banche 4.500 mutui casa. Credo che oggi se arriviamo a 500 nell'ambito di un anno è più che ottimistico. E poi ancora, non è mai stato tralasciato di sostenere un mutuo anche magari con un po' di ritardo, e quindi le risorse che bisogna mettere sulla casa secondo me sono risorse che vanno prevalentemente nell'edilizia agevolata.